In solidarietà con gli attivisti di Hong Kong manifestano anche i giovani di Taiwan. A Taipei in un centinaio si sono scontrati con la polizia nella sede dell'ufficio per il commercio estero della provincia cinese a statuto speciale. Inutile il tentativo di un rappresentante di dialogare con gli studenti che lo hanno subito messo a tacere. Capisco le vostre richieste, informerò il nostro governo e tutto ciò che ha avuto il tempo di dire prima che riprendesse la protesta e la polizia sgomberasse il locale. Sebbene in tutt'altra forma, anche il presidente di Taiwan ha espresso sostegno ai manifestanti di Hong Kong, invitando Pechino ad ascoltarne le rivendicazioni e a mantenere un approccio prudente. Dal canto suo la Cina ha chiarito di non gradire alcuna interferenza esterna in quella che considera una partita da giocare tutta in casa. Hong Kong fa parte della Cina, ha detto la portavoce del ministro degli esteri cinese. Questa è una questione interna e ci opponiamo a qualunque tentativo da parte di altri paesi di influenzare il corso degli eventi. Su Hong Kong, ex colonia britannica fino al 97, è intervenuto anche il governo di Londra, auspicando un atteggiamento costruttivo da entrambe le parti.